Ciao a tutti, Gugge, ben ritrovati alla vostra Andrenicro91 su Pokémon Ultrasole. Iniziamo il viaggio. Eccoci qua. Oh, oh, quante lingue! C'è una chiamata per te da Professor Kukui nella regione di Alola. Che prepotenza. Ops, aspetta solo un secondo. Ciao. Oi là, buongiorno. Il gran giorno si avvicina. Voglio dire, il giorno del tuo trasferimento ad Alola. La regione di Alola è un arcipelago isolato nel bel mezzo dell'oceano. Deve essere per questa sua particolarità che è popolata da Pokémon così unici. E quindi, sì, anche ad Alola vivono davvero un sacco di Pokémon. I Pokémon sono creature straordinarie, sai? Sì, però l'audio mi sta distruggendo i timpani, per favore. Puoi trovarli dappertutto, nell'erba alta, nelle grotte, nel cielo e nelle profondità del mare. Qui ad Alola amiamo i nostri Pokémon, viviamo in armonia con loro e ci aiutiamo a vicenda. Inoltre i Pokémon sono compagni fidati degli allenatori e lottano al loro fianco. Rockruff, Cutiefly, adesso non posso, giochiamo quando ho finito, ok? E siccome devo presentarti al resto dello staff, mi rinfrescheresti un po' la memoria? Intanto dimmi, qual è la tua foto? Che poi lo staff in realtà è solo lui, cioè nel laboratorio c'è solo lui. Andiamo con il classico personaggio, standard. Quindi, questa, giusto? E ora ricordami come ti chiami. Il mio nome, caro Professor Kukui. Andrea, giusto? Certo, Kukui. Perfetto, comunicherò tutti i dettagli del tuo arrivo. Andrea, eh? È un nome che esprime l'energia che c'è in te. Colpisce come un tropicalcio. Bene, allora ci vediamo ad Alola. Non vedo l'ora di conoscerti di persona. Tropicalcio non è mossa ai Pokémon, neanche me lo ricordavo, figurati. Bene. Andrea, vieni a darmi una mano con gli scatoloni? Sì, mamma, arrivo. Quindi noi qui stiamo ancora a Kanto. E abbiamo visto che c'è l'ultra pattuglia. È diversa dalla scena iniziale di Pokémon Sole e Luna. Davvero, davvero interessante. Beh, anche se devo ammettere che era quasi scontato che li cambiassero appunto un po' la scena iniziale. Molto interessante, comunque sia introdurre subito l'ultra pattuglia. Ah, ma c'è un Meowth lì. Quindi nonostante siamo ad Alola, nonostante questo sia il seguito, tra virgolette, di Pokémon, diciamo che anche se molti sostengono che sia un seguito o un reboot, tra virgolette, di Sole e Luna, io credo che sia più un universo alternativo come hanno sostenuto altri. E qui siamo con nostra madre. Ah, che meraviglia, primo giorno sotto il sole di Alola, clima caldo, cielo luminoso. Sembra un sogno. Abbiamo ancora parecchio da fare, bisogna sistemare gli scatoloni. Miao va a chiamare Andrea. La cosa bella è che noi, avendo un Miao come animale domestico, come Pokémon domestico, ci abbiamo fatto vedere un Miao a Alola all'inizio. Per chi non ha mai giocato a Sole e Luna,
dice: ma cos'è quel miau blu? Praticamente è bluastro, blu scuro, tendente al nero. Abbiamo una Switch, ovviamente, perché, beh, dall'anno scorso che c'era Wii U, quest'anno c'è la Switch, abbiamo subito un upgrade. Ma sì, mo mi alzo. Un pinsir sul letto, bello. Le lenzuola di pinsir. Ah, fammi dormire un altro po', va. Senti un dolce profumo. Ma di cosa dolce profumo? Oh, è il tuo nuovo attaccapanni. Usciamo, va, che è meglio. Prima parliamo con nostra madre, prima andiamo all'avventura. Hai fatto una bella dormita. Sembra proprio un piccolo Snorlax. Ti senti riposato adesso? Hai visto che sole? Qui da Dolla è già giorno inoltrato. E in questo momento accanto deve essere notte, fonda. Ma è normale, siamo così lontani. Scommetto che non vedi l'ora di partire alla scoperta dei Pokémon di Alola. Ma sto ancora dormendo. Ah sì? Vedrai, sarà entusiasmante scoprire questo nuovo posto. La regione di Alola è davvero un paradiso incontaminato, per questo attira tanti visitatori. Sono certa che anche i Pokémon che vivono qui sono adorabili. Perché non vuoi far scoprirlo con i tuoi occhi? Su, vatti a preparare. Sulla tua capanna in cambio dovrebbero esserci il tuo cappello e la tua borsa. E non dimenticare di dare un'occhiata alla guida avventura e sulla tua scrivania. La cosa interessante è che ci ha detto che la regione di Alola è una terra incontaminata e per questo attira tanti visitatori. Il problema è che se attira tanti visitatori diventa... si contamina, non è più incontaminata, mamma. Vabbè, queste battutacce le riservo per quando saremo più in là nel gioco. Meglio così. Ah, però c'è un autografo, non ci ho fatto caso, dire vero. Guardalo lì, che fighetto. Bene, vedo che sei pronto per la tua avventura. Mi raccomando, Andrea, fai attenzione all'erba alta. Cos'è, professor Oak? Non vedo l'ora di conoscere il tuo primo Pokémon. Divertiti a Lily. Ah. E niente Kukui? Niente Kukui. Ah, ok. Vediamo la Switch, ma l'autografo. Capo palestra di Kanto, c'è scritto good luck. Oh, Little Surge. Il tenente Surge. Luogo tenente Surge. Ok. Ah, però lo schermo inferiore è... No, non è che me lo fa, è proprio il gioco che lo fa così. Ah, è particolare, pensavo fosse il mio Game Boy, ma... Dici Game Boy. Buonanotte! Il mio 3DS, ma in realtà è proprio lo schermo inferiore che è fatto così. Ah, oh, che bello. Ah, posso andare, ok. Wow. Bah, è rigogliosissima questa Alola. Molto meglio della scorsa di Alola, eh. Occhio, è pericoloso avvicinarsi a Pokémon che stanno usando una mossa. Ho detto occhio in una maniera proprio occhio. Occhio. Allora, niente, devo andare di là allora. Oh, qua è chiuso, ok. Guarda, oh mio Dio, qua è ancora in costruzione, ma che succede? Era in costruzione anche nello scorso gioco, non mi pare. Se sei nato con la voglia di correre addosso, premi il pulsante B e corra fino a un passo. Ti è piaciuta la mia canzone? Non ci ho fatto caso che era da leggere come una canzone, quindi no, non l'ho letta come una canzone. La tecnologia è veramente fantastica, sì, va bene. Questo ogni volta cambia dialogo, si adatta al periodo in cui ci troviamo. E allora possiamo andare a cercare Pokémon? Andiamo! Qualcosa si muove nell'erba alta. Attenzione, si sta avvicinando. Oh mio Dio, qual è il pericolo? Che Pokémon pericoloso è? Ah, Donald Trump. Ah, ok. Sì, ma stai calmino. Oh, tre Pokémon arrivano in mio soccorso. Però sono... No, davvero, è molto più bello il fatto che puoi diventare subito amico di un Pokémon. Davvero. Non devi aspettare mezz'ora di gioco almeno come nell'altro. Qua subito, tatà.
Oilà! Oddio, anche se a dire il vero mi è piaciuto nell'altro gioco, ovvero in Sole e Luna, che diventavi amico dopo aver esplorato un po' Auholi. Però preferisco averli subito Pokémon ora. In un anno cambio proprio drasticamente pensiero. Ehi, aspetta un attimo! Ma tu sei Andrea! Tutto bene? Sì, grazie a Pokémon. L'hai scampata bella. Comunque devo ammettere che sono rimasto di stucco. Quei Pokémon sono accorsi in tuo aiuto di loro iniziativa. Ah, ma lascia che mi presenti. Io sono il professor Kukui. Benvenuto ad Alola, il paradiso dei Pokémon. Qui ad Alola le persone e i Pokémon vivono in armonia e si aiutano a vicenda. Con un Pokémon al tuo fianco potrai andare dove vuoi. E non avrai nulla da temere se dei Pokémon selvatici salteranno fuori dall'erba alta all'improvviso. A proposito, lascia che ti presenti i Pokémon che ti hanno aiutato. Allora, ci ho seccato, ci fa prendere subito. Questo è Rowlet, un Pokémon di tipo erba. Raul! Ma non prenderò lui! Poi abbiamo Litten, un Pokémon di tipo fuoco, il mio tipo preferito. Ma non prenderò neanche lui e mo' vi spiego perché. E infine Poplio, un Pokémon di tipo acqua. Prenderò Poplio! Mo' ci arrivo la spiegazione, un attimino. Ebbene, uno di questi Pokémon diventerà il tuo fedele compagno di avventure. Ora che ci penso, forse è per questo che sono accorsi in tuo aiuto. Forza, scegli i Pokémon che ti accompagneranno nella tua avventura. Come ho detto appunto, non scel... Allora, Rowlet non l'avrei scelto comunque perché è troppo mainstream. E non è che abbia molto senso, però lasciamo perdere Rowlet. Litten è il mio tipo. Ah, il mio tipo preferito, ovvero il fuoco. Però l'ho preso nello scorso Let's Play. Potrei riprenderlo anche in questo? Sì che potrei. Ma non lo farò. Poplio, perché Poplio? Qui arriva il bello. Poplio, nonostante sia sopravvalutato, nonostante sia sottovalutato, non sopravvalutato, sottovalutato, è un Pokémon di tutto rispetto. E anche perché ho intenzione di prendere un altro Pokémon di tipo fuoco. Eh sì, ce n'ho già uno in mente che è molto forte e fa paura. Poplio è estremamente determinato e infaticabile. La sua specialità è creare palloncini. Me ne sto già pentendo. Facciamo il bacio eschimese col naso? Ho scelto Poplio, dai. Sì, perché se non me lo diceva il testo non l'avevo capito. Vuoi dare un soprannome? Ehi, sì! Che come lo chiamo? La fantasia è galoppante! Senza una P perché, soprannome, Liopop. Poplio, Liopop. Quanto sono simpa. Allora, scelto Poplio, perfetto. Sembrate fatti l'uno per l'altro. Ora, essendo allenatore a tutti gli effetti, puoi cominciare a darci dentro con le lotte. Ecco, prendi una Pokéball per Poplio. Bene, Andrea, adesso andiamo a Lily. È ora di incontrare il Kauna dell'isola. E perché? Ah no, ho scelto Kauna, ok, sbagliato. Il tuo Poplio ha regalato parte del Kauna. Andiamo a fargli vedere chi hai scelto come tuo compagno di avventure. Potrebbe avere anche qualcos'altro in serbo per te. A proposito di Kauna, non so se lo sai, ma sono degli allenatori formidabili. Che Poplio ci segua? Ci sono i Pokémon che ci seguono? Ehi! No, no, ehi! Non mi dire che ci sono i Pokémon che ci seguono! Se prosegui per di qui arriverai a Lily. Che abbiano rimesso i Pokémon che ci seguono? Vediamo un po'. Puoi tenere Poplio nella Pokéball che ti ho dato. Uffa. No, 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 voglio cacciare. Oh mio Dio, la schermata è tutta. È completamente ridisegnata. Sì, ma che tempi di caricamento lunghi che c'hai, mamma mia. Ah, Liopop, non ti posso tenere in giro con me. È un vero peccato. Wow! Voilà! Quanto è rigogliosa sta Alola. Secondo me già qua c'è il calo di frame. Non c'è calo di frame. Ah, strano.
Ho letto, o meglio, ho sentito, perché in genere quando uno legge una cosa dice ho sentito, però questa volta l'ho sentita veramente. Un tizio ha detto che è stato alla Games Week di Milano e c'era una specie di torneo di Pokémon Ultra Sole Ultra Luna con Masude Omori, non so se è vero, poi comunque sia. Non ho avuto conferme da parte di nessuno. E ha detto che nonostante ci fossero 4 Pokémon sullo schermo non laggava. Quindi può essere che abbiano potenziato il gioco. Perché in teoria la potenza andrebbe sulla console e non sul gioco, però può anche essere. Ah, quindi qui non posso, di qui non posso passare, ok. Ah, ok, qua ci si va con Tauros. Una Pokéball. Baneri! Wow! Figo! Però penso che fuggirò. Portiamolo al 6, dai, facciamo arrivare Poppy al 6. Comunque sia, il video durerà massimo 20-25 minuti. Ma a parte proprio quando ci sono quelle fasi un pochino più lunghe, tipo la Lega magari. Che può prendere anche una mezz'oretta. Poi vedrò comunque sia di regolarmi io. Ok, vediamo un po'. Andrea trova una pozione. Grande. Ah, potevo anche passare di qua che non c'era l'erba, ma ok. E poi questa che ho io, questo Pokémon Ultrasole. È dell'edizione Dual Pack, l'edizione Deluxe, diciamo, insieme a quella con Ultraluna. Ci sono anche i codici per scaricare le pozioni e le Quick Ball. Però per il momento non le prendo, magari più in là le prenderò poi. Ehi, ciao, sai già che Pokémon scegliere? Sì, se ti presenti. Ah, giusto, io sono Hau. Non sto più nella pelle e ti sono venuto incontro. Dai, scegliamo i nostri Pokémon. Pop pop. Wow, il tuo Poplio è troppo bello. Ehi, un momento, hai già scelto il tuo Pokémon? Scusa, ma Andrea ha avuto un piccolo, diciamo, incidente di percorso e ho dovuto fargli scegliere subito il suo Pokémon. Ah, beh, allora è stato un incontro voluto dal destino. E ora a te, Ao, scegli il tuo Pokémon fra questi due. Ti prego, scegli Rowlet. Scegli Rowlet. Perché Litten? Alola, avevo deciso ancora prima di incontrarti che sarei partito all'avventura con te. Sì, come no. Ci divertiremo un sacco insieme. Litten me ne freghista. Ah no, contento, ok. Professore, lei si prenderà cura di Rowlet, vero? Certo, Au. E no, mo lo lascio qua in mezzo alla natura, no? Dai, Au, su. Bene, tutti i Pokémon nelle Pokéball. Rowlet? Io e Melitene abbiamo un favore da chiedervi. Ci farete l'avversario nella prossima lotta? Ok. Ah, nella nostra prima lotta, non nella prossima. Cosa ho letto? Nella prima lotta. Volentieri. No, è così in fretta. Lascia prima che rimetta in sesto Poplio. Ma non ha subito nessun danno, professor. Eccoci allora. Fantastico, sono sicuro che ci sarà da divertirsi. E andiamo allora, au, allenatore! Vai con Litten! Leopop! Voglio cambiarlo il nome, però non mi viene in mente niente! Vabbè ragazzi, però, troppo semplice così. Ah, però è veloce! Io posso capire che tu voglia aiutare il giocatore fin dall'inizio del gioco e quindi l'avversario sceglie Pokémon più debole. Ma una volta in Pokémon l'avversario sceglie Pokémon più forte rispetto al tuo. Dai, su. Game Freak. Comunque sia preferisco molto la nuova veste grafica che hanno dato. E addirittura un livello intero addirittura.
Però proprio è davvero lento, eh. Va bene, uguale. Non mi interessa se è lento o veloce. Io combatto con tutti i Pokémon che mi capitano a tiro. Wow, Andrea, tu proprio siete stati formidabili. Nelle lotte l'importante è divertirsi, e questo vale sia per l'allenatore che per il suo Pokémon. Niente male, Andrea, sia tu che Ao siete riusciti a tirare fuori il meglio dei vostri Pokémon e a usare delle mosse straordinarie. Lily è qui a due passi, forza, Andrea! Andiamo a Lily, su! Eh sì, Ao, mi piace farlo con la voce sempre entusiasta, proprio il classico personaggio che strilla. Perché è super contento. Oh mio Dio, un Pokémon selvatico! Chi sarà mai? Ah, Katapai! Quanto vorrei catturarti, Caterpie! Io sarei capace di portarmi Butterfree. No, aspetta, non ho Pokéball, credo. Ve lo dico ora. Nel prossimo episodio catturerò Caterpie e lo porterò con me fino alla fine, fino alla Lega. È una promessa che mi faccio e che faccio a voi, diciamo di sì. Ad ogni modo, il primo episodio di Kuge finisce qui. Ho detto, avrei fatto 20, massimo 25 minuti. Quindi, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito stasera alle 8. Un nuovo episodio, perché questo è uscito alle 3. Quindi, se l'avete visto alle 3 o più tardi, non mi interessa, alle 8 c'è un nuovo episodio. I primi 4 giorni penso che caricherò. Primi 4, primi 3 giorni, venerdì, sabato e domenica, caricherò 2 episodi al giorno. Poi si parte da lunedì con un episodio al giorno alle 3 e poi alle 8 un gioco da quegli altri che devo ancora finire tra Mario, Sonic e poi tutti gli altri Fire Emblem, insomma, e Inazuma Eleven. Quindi, come sempre, vi ringrazio e ci vediamo a più tardi con un nuovo video. Bye bye!